Federico, per te esordio con la maglietta della Samba. Com'è stato questo esordio? Una sensazione indescrivibile, giocare in questo stadio, anche se comunque con poco tifo, penso sia un sogno. La San Benedese è sempre stata comunque una società importantissima, abilitata in categorie superiori, e giocare dentro questo stadio è veramente tanta roba. Secondo te cosa è mancato oggi alla San Benedese? Ma penso che ce l'abbiamo messa tutta, siamo stati cattivi su tutti i palloni, a volte basta niente, basterebbe veramente un pizzico di fortuna in più per sbloccare la gara e poi sappiamo tutti che una volta che si va in vantaggio comunque diventa tutto in discesa. E oggi ci è mancato quel pizzico di fortuna, secondo me anche per bravura loro del portiere, però per me è la strada giusta. Nel primo tempo hai giocato come punta centrale, poi nel secondo tempo sei stato affiancato a Fall. Come ti sei trovato in questi due moduli, possiamo dire? Ma nella mia carriera ho sempre giocato da solo, cioè in tutti e due modi, da solo accoppiato con un altro attaccante. Come ho detto al suo collega, il mister oggi ha optato per giocare con 4-3-3 e punta centrale ero io, l'ultimo è entrato Ahmed, ma mi trovo molto bene anche con lui. Rispettiamo le decisioni del mister e di settimana in settimana vediamo come decidere. Nel prossimo turno ci sarà la Recanatese, la prima in classifica, sta dimostrando di essere una grande squadra. Come affronterete la prossima partita? Ma come abbiamo affrontato questa qui? Se la Recanatese è prima in classifica, un motivo ci sarebbe. Dobbiamo andare lì, fare la nostra gara, non abbiamo timore di nessuno. Adesso la squadra sta in fiducia, sta bene, basta veramente un po' di fortuna. Andremo lì ai Recanati per prenderci i 3 punti. Grazie Federico. Grazie a voi.